ora andremo a vedere come si esegue la rianimazione cardiopolmonare. Quello di cui parleremo adesso è l'emergenza sanitaria per eccellenza, ovvero l'arresto cardiaco e le manovre rianimatorie. Infatti, la patologia cardiovascolare rappresenta la prima causa di morte nella nostra società e nella maggior parte dei casi è dovuta a una morte cardiaca improvvisa dovuta ad arresto cardiaco. È possibile intervenire per prevenire la morte di queste persone mettendo in atto delle manovre rianimatorie di base definite con l'acronimo inglese BLS, ovvero Basic Life Support, supporto di base alle funzioni vitali. Quello che noi dovremo fare è agire rapidamente rispettando una catena di eventi, di azioni, di cui la prima e più importante è la chiamata sanitaria d'emergenza, ovvero comporre il 118 spiegando esattamente dove ci si trova e che cosa è successo. Il secondo anello della catena è rappresentato dalle manovre rianimatorie di base. Il terzo e il quarto anello di questa catena sono invece destinati ai soccorsi sanitari avanzati. Lo scopo di queste manovre rianimatorie non è solamente ripristinare l'attività cardiaca, ma è prevenire i danni al cervello. Infatti, il cervello è il nostro organo più sensibile e in pochi minuti il danno che può subire può diventare irreparabile. Entriamo nel dettaglio e vediamo passo per passo come si compongono le manovre rianimatorie. Innanzitutto dobbiamo tenere presente che ci possiamo trovare anche in situazioni estremamente pericolose, in mezzo alla strada, una casa in fiamme, una trave che può cadere, un impianto elettrico pericoloso. In tutte queste situazioni, ovunque ci sia una persona in pericolo di vita, non dovremo fare gli eroi e buttarci nell'azione, ma dovremo avvisare i soccorsi adatti, il 118 per l'emergenza sanitaria e il 115, ovvero i vigili del fuoco. Stabilito che la situazione, la scena dove ci troviamo è sicura, possiamo avvicinarci alla persona e verificare passo per passo le tre punti fondamentali, che sono il livello di coscienza, l'attività respiratoria e l'attività circolatoria. Nel dettaglio, per verificare se una persona sdraiata a terra è cosciente o meno, basterà avvicinarsi chiamandolo e scuotendolo delicatamente. Signore? Signore? Il signore non risponde, possiamo definirlo una persona incosciente. A questo punto, primo anello della catena della sopravvivenza, chiamata d'emergenza al 118. Se siamo in prossimità di un telefono o abbiamo in tasca il nostro telefono cellulare, potremo farlo direttamente dal posto. Se ci troviamo invece senza cellulare, senza un telefono a disposizione, da soli, è lecito abbandonare la persona, percorrere al telefono più vicino e comporre il 118. Le notizie che dovremo dare saranno semplicissime. Mi trovo a Monza in via del Parco, c'è una persona incosciente, mandate un'ambulanza. Fatto questo, torneremo dalla nostra persona, la nostra vittima, e dovremo agire liberando le vie aeree, vale a dire evitare che la lingua vada ad ostruire l'accesso alle vie aeree. E questo si fa con una manovra molto semplice, utilizzando entrambe le nostre mani, una mano andrà sulla fronte, una mano al di sotto del mento ed eseriteremo un movimento di iperestensione del capo del paziente. In questo modo le vie aeree saranno pervie. È evidente che se nel cavo orale, in bocca del paziente, ci fosse del cibo o dei corpi estranei che gli ostruiscono la possibilità di respirare, sarà nostra cura eliminarli con una mano, con un fazzoletto o con quello che avremo a disposizione. Liberate le vie aeree, dovremo occuparci di verificare il punto B, vale a dire l'attività respiratoria. L'attività respiratoria di un paziente necessita innanzitutto di scoprire il torace, liberandolo dai vestiti e mettendo in atto una manovra che si chiama GAS, dall'acronimo guardo, ascolto, sento. Ci avvicineremo quindi con il nostro orecchio alla bocca del paziente. Il nostro sguardo sarà diretto al torace del paziente e contemporaneamente, per un tempo più o meno di 10 secondi, noi dovremo verificare se il torace si solleva, se il paziente emette rumori respiratori oppure se sulla nostra guancia sentiamo l'alito del paziente. Tutte condizioni che dimostrino che sta respirando. In assenza di queste tre situazioni, possiamo dire che il paziente è in arresto respiratorio.
Nello stesso modo e nello stesso tempo, quindi non sprecando ulteriormente tempo, dalla stessa posizione, osserveremo non solo il torace ma tutto il paziente per verificare o meno la presenza dei cosiddetti segni di vita, vale a dire movimenti, colpi di tosse o qualunque altra cosa ci faccia capire che il paziente è in vita. In assenza di questi segni, purtroppo ci troviamo di fronte a un caso di arresto cardiaco. A questo punto, se non fossero ancora arrivati i soccorsi, sarà nostra cura chiamare nuovamente il 118, sempre dal posto con un cellulare o, se necessario, allontanandosi, per avvisare che purtroppo la persona è in arresto cardiaco. Una volta stabilito che la nostra vittima è in arresto cardiaco, dobbiamo iniziare le manovre rianimatorie. Le manovre rianimatorie constano di due passi fondamentali, la respirazione e il massaggio cardiaco, con prevalenza di importanza per quanto riguarda il massaggio cardiaco. Il massaggio cardiaco si effettua stando di lato alla persona, appoggiando la parte ossea della nostra mano al centro del torace, appoggiando l'altra mano appena di sopra ed esercitando una pressione sul torace del paziente, comprimendo per 30 volte consecutive, in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. La cosa importante è che la mano sia al centro del torace, che la compressione sia uguale al rilasciamento e che non si rimanga con tutto il peso appoggiato sopra il paziente. L'altro passo fondamentale è la respirazione. La respirazione si effettua bocca a bocca, vale a dire dalla posizione di iperestensione che abbiamo visto in precedenza, con due dita si tapperà le narici del paziente, l'altra mano servirà ad aprire delicatamente la bocca del paziente, noi avvicineremo la nostra bocca a quella del paziente e soffieremo lentamente per due volte. La sequenza andrà ripetuta in maniera costante. 30 compressioni toraciche, 2 ventilazioni bocca a bocca. Andremo avanti fino a quando? 1. Saremo troppo stanchi per continuare. 2. Arriveranno i soccorsi, l'ambulanza, l'automedica, il 118. Oppure la condizione migliore è che il paziente presenti nuovamente segni di vita, movimenti, gambe, braccia, colpi di tosse o una chiara opposizione alle nostre manovre.